Salve ragazzi, Grandmaster of Weapon Alessandro Fantini, oggi con un altro unboxing che mi è arrivato da molto lontano e come già potete indovinare si tratta di un altro Campilan, ok? E lo apriamo insieme. Bel altro pezzo della mia collezione, è una lama leggermente più corta. Chi mi segue anche su Facebook magari ha già visto le foto in anteprima del venditore. È un Campilan che necessita un po' di manutenzione, un po' di restauro, deve essere messo un po' a posto. Ripristinato tutto il crine, un'arma a una mano, sicuramente impiegata con uno scudo, e anche questo andrà nella mia collezione privata. E alcuni di voi mi hanno chiesto se qualche Campilan antico è in vendita o qualche esemplare che posso cedere. E perché magari sono della stessa tribù o doppioni, ok? Ma sempre dopo l'uscita del libro sui Campilan, non prima, perché verranno tutti fotografati, catalogati e dopodiché vediamo di fare una qualche mostra e dove anche potete magari venire a un seminario di scherma di Campilan e provare con spade antiche a tagliare blocchi di creta per vedere come si usavano queste micidiali armi che alcune erano impegnate sul campo di battaglia, altre erano spade di rappresentanza o rituali. Ok? Ragazzi, da Comacchio è tutto. Maraminsa Lamatpo, Grand Master of Weapon Alessandro Fantini. E non dimenticate di mettere un like sotto il video e di commentare sotto questo video e di diffonderlo, perché solo così il canale può crescere. Ciao ragazzi!